Inaugurata nell'aprile del 2018, la ciclabile Fano Fenile è un'opera importante per la città, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra il comune di Fano e la provincia di Pesaro e Urbino. Questo tratto viene molto utilizzato nell'arco dell'anno sia dai ciclisti o anche da chi desidera camminare oppure correre in tranquillità e in sicurezza. Unica pecca, la mancanza da tempo di un impianto di illuminazione per le ore serali su tutta la linea. Questa mattina, dopo oltre 4 anni, sono partiti i lavori per l'installazione di 60 nuovi lampioni a LED alti 9 metri. Costo dell'operazione 120.000 euro. È un intervento che attendiamo da tempo, arriva con ritardo dovuto al ritardo proprio della disponibilità dei materiali. Si tratta dell'installazione di 60 nuovi punti luce, dove in un primo momento sarà un lavoro edile che consiste proprio nella fondazione dei plinti per poi procedere all'installazione dei pali, delle plafoniere e poi la corrente elettrica. Il tutto si terrà all'incirca in un periodo temporale di un mese, ci vorrà per la messa a dimora definitiva e per l'accensione, quindi siamo molto contenti. Questo fa parte di una gara all'interno della quale erano previsti anche altri interventi come quello del Via del Fiume con 20 nuovi punti luce, come quello di Via Chiaruccia altri 20 punti luce e 59 punti luce per quanto riguarda il restyling di Via Capellini.